Novegro, febbraio 2024, intanto devo trovare per andare a pisciare, però nel frattempo possiamo iniziare a vedere qualcosina interessante tipo Gilera. Sembrava un RC600, in realtà RC125 2000 euro con documenti. Bah. Cerchi Fiat Uno Turbo Tempra, direi. Croma. Come al solito siamo alla ricerca di pezzi non più rari, cose che non vedete mai, non, cioè nel senso i cavalieri come quelli là ce ne sono a bizzeffe, non mi sembra il caso di sottolineare, noi cerchiamo perle rare. Tubone vicini, che potrebbe sembrare un Oxford per Ripoli, ma non lo è. Pratica cesso l'abbiamo svolta, di solito di fianco al cesso si trovano sempre perle rare, tipo questa, credo Super Sport. Freno si fa una moto anni 70, si fa un metafono. Telaiata per i metrali in alluminio. Caballero 50 anni 90. Rarissimo, perché ne hanno venduti 4. Coppia di Malanca 125, praticamente questo tirato fuori dalla quasi dal concessionario, AB1. Queste le abbiamo già viste l'altra volta, ma l'YZ400 prima serie pseudo Bartolini, sono raddoppiate, c'è anche il muletto, si moltiplicano, se non si vendono si moltiplicano. PM125, praticamente pronto epoca, bellissimo, anno qua sparerò puttanate, 87 88, XL da bimbo by Giordani, non è una peg pergo, mitico Samba, anche Samba, questo sì peg pergo. Gori regolarità 250. Boxerone GS. Direttamente degli anni 80, 350 Dakota Gilera. Poi abbiamo questi due catenacci d'epoca. Bozzalla del 52 e un Sapia due tempi del 78. Fantic Motor Chopper, rarissimo, ma esisteva veramente. Sempre Fantic Chopper, però in condizioni decisamente più. Garelli Formula 1, direi Beta Tecno, così su due piedi ti direi Tecno. Fantic Motor Keiru, anche la cinesaglia Benelli, non si sa perché, no, lì le puoi fare anche online, però anche qua 654 Sport 254 in proprietà con Moto Guzzi, periodo di Tommaso. Guzzone, teste tonde, un po' Battle of Twins, Carena 916, Factory qua, Gebers, no Gebers, Marnik Berwez ancora in vendute da 6 mesi fa. Tiemone rosa, questo Tiemone che ha appena fondato Franco Sapia. Per Lori Sapia, il king dei raduni. Ragazzi, quella è la moto che un domani potrebbe avere il nostro amico Franco. Vi rendete conto? Potrebbe Andarò. Essere un investimento. 164 turbo. Coppia di Usa Berghe fine anni 90, fine anni 80, inizio 90.
Suzuki TS 125, mai visto in Italia tra le altre cose. RC45, a differenza dell'RC30, no? Notate per il questo evento sulla manovella. Com'è possibile che in Italia abbiamo un'eccellenza di questo tipo? Ducati 350 GTV, anche questa. Quella cos'è? Panta? No, non lo so, però periodo Panta più o meno, quel periodo lì un po'. Kajiva Blues 125, un Aprilia Red Rose che non ce l'ha fatta praticamente. Fantic Motor Sprinter, questo veramente una rarità incredibile, mai visto dal vivo. Non so se nel colore originale, non credo, però questa la vendevano nel negozio vicino a casa mia della Donizelli. Era questa bicicletta, questa specie di graziella piegabile con trasmissione finale praticamente con l'ingranaggio sull'esterno. Poi era un po' bicicletta, era l'antitesi delle e-bike, motore cinquantino e moto e pedalata normale, pedalata assistita insomma, Alcro Italy. Questo, ti giuro, l'avevo vista al Donizelli sotto casa mia. Kajiva City, c'era anche una versione 125 con lo scarico doppio. L'unica cosa che posso dirvi di Novegro che è l'odore di ascella e tinta dei capelli di settantenni che si sentono ancora nel vigore degli anni è quello che potete trovare qua. Io certe cose ve le faccio vedere, ma per me sono di una banalità imbarazzante. Io questo ve lo faccio vedere, Motron GTO. E d'altronde io, avendo vissuto l'infanzia da mia nonna in Friuli, per me è pane quotidiano. Però a un certo punto ci penso e dico, ma voi queste cose qua le conoscete o le conosco solo io? E ogni tanto vi faccio vedere delle robe e non ve ne faccio vedere alcune perché per me sono di una banalità imbarazzante. Però inizio a pensare che forse Chopper su meccanica Ducati Panta, una presa aria carburatori, un airbox diciamo ricavato dove si poteva. Benelli 504, un'Honda CB 500 750 italiana copiata, ci sono dei pezzi che prendi dall'Honda CB e li metti qua. E Kajiva Mito Denim, abbastanza rara anche all'epoca, c'era ma no, sono su base bianca. Cosa 200, che praticamente era un restyling della Vespa, in versione un Vespone 200, però degli anni 90. Storm, che era la versione stradale del Typhoon praticamente. SL200, carina. Era un prodotto, praticamente l'XL125 realizzata, un prodotto made in Italy da Tessa Chieti con carburatore dell'orto praticamente. Probabilmente non si vede, PH, non lo so, PHBL con pompa di ripresa. Rickman, se non sbaglio telaista che montava motori, inglese, che montava vari motori. Questo Testi qua è dalla prima edizione che vengo io di Novegro che lo vedo. Codone di un Ducati F3 400, versione giapponese, basamento del 750 F1 che guidava Lucchinelli nel Formula TT, però in versione minorata per il mercato giapponese. C'era un 350 per l'Europa e un 400 per il Giappone. 350 perché in Italia il mercato favoriva la cilindrata 350, 400 perché in Giappone tirava la cilindrata 4. Basamento del 750 F1.
mitoloso, tarocchissima, tarocca come poche. Vi spiegherò anche perché, se volete. Squarnone ancora made in Sweden, 250 125 125, così a guardarlo, no, già made in Italy, cagiva, anche perché penso che in Svezia forse due tempi non li faceva, quindi motore VMX, quindi a cavallo tra proprietà svedese e italiana. Si vede il marchio Kajiva. Malaguti RST50, grande pezzo degli anni 90. Poi c'è Nicolas, come al solito, che ci vuol vendere tutto il suo parterre de roi, parte qualcosa, cifone di... Cosa abbiamo da vendere? Venduto? Tutto. KTM, Aspes, Kawasaki, RM, tutto saldo, tutto venduto, basta, tutto venduto. Tipo questa pick up 50 con grafica Pink Floyd fatta a mano e queste griglie della Fox, cioè, per me è i copricerchi, per me è una roba. Queste qua sono conservate. Però non è detto che tutti abbiate la cultura di questo. Ma non voglio pormi un livello sopra, proprio. A volte mi fermo e dico, ma la gente le sa queste robe qua? Mi chiede, quindi porterò a conoscenza anche questi contenuti. Un'edizione non particolarmente entusiasmante di Novegro, però vabbè, quella di novembre che conta tanto, che spinge tanto. Questa è un po' più sottotono, però non l'ho mai vista sottotono come in questo periodo. Però posso chiudere questo video, non c'è stato casino neanche all'ingresso, all'uscita. Posso chiudere questo video con Emilio, questa aletta rossa 350, sogno di mezza estate della mia gioventù. Che mezzo. Calvo, la nostra missione nell'aria.